quest'anno purtroppo non è stata una stagione ricca di precipitazioni. Abbiamo avuto purtroppo anche uno zero termico molto 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 alto, che ha fatto sì che purtroppo il poco manto, la poca neve caduta si è sciolta rapidamente. E il Gran Sasso, diciamo, è l'unico comprensorio che sopra a una certa quota ti permette di fare scialpinismo, insomma, soprattutto nella zona quella di Campo Pericoli, la zona della Valmaone. Quando c'è diciamo, in questi giorni ci sono state anche le condizioni per fare alcune vie che solitamente si fanno in primavera, insomma. Che regolazione quando arriva la temperatura critica? Altro anche, diciamo, gli operatori turistici e chi lavora con la neve possa rinascere, perché che io sappia ci sono state tantissime, diciamo, disdette dal punto di vista alberghiero, che altro, che penalizza la montagna senza neve in inverno, penalizza e ti uccide nel vero senso della parola con il lavoro e con tutto quello che c'è attorno alla montagna, insomma. Mi preoccupa tantissimo anche dal punto di vista idrico, che magari non adesso, ma se non avremo le giuste precipitazioni nevose, che sono una grossa scorta per la primavera, ma soprattutto per l'estate, ho paura che andremo incontro a una brutta e tremenda siccità, insomma, perché un'ottima invernata con la neve e di conseguenza un'ottima primavera con tanta neve ci permette di sopravvivere meglio per il proseguire per quanto riguarda l'estate, insomma. Quindi speriamo bene che gennaio il trend sia positivo e che...